Sette installazioni per un totale di 14 postazioni di ricarica sono sicuramente una dotazione importante per il nostro comune. Il piano tuttavia è un piano aperto che può essere suscettibile di future variazioni qualora ci accorgessimo che l'utenza lo rendesse necessario. Sicuramente questa è una misura importante che va in continuità con altre scelte portate avanti dalla nostra amministrazione legate allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della nostra impronta sull'ambiente. Penso ad esempio a quella che è stata l'attenzione verso il verde con l'integrazione di nuove piantumazioni in due aree importanti della nostra città attraverso il progetto Carbon Neutral e il lavoro che stiamo portando avanti ormai dall'inizio di questa consigliatura attraverso gli interventi di ricucitura e implementazione della rete riciclabile. Sicuramente un quadro di interventi più ampio che è da leggere sempre in un'ottica di una riduzione della nostra produzione pro capite di CO2, favorendo quella che è una mobilità a piedi, in bicicletta e disincentivando dall'altro lato l'uso di mezzi con motore a scoppio. In questo senso l'implementazione di colonnine di ricarica elettrica è sicuramente un passo importante in questa direzione. Allora, la politica di Enel X sulle infrastrutture di ricarica rientra nel piano nazionale mobilità elettrica che vede l'azienda impegnata nell'installazione di migliaia di colonnine su tutto il territorio nazionale per raggiungere l'obiettivo di 28.000 punti di ricarica entro il 2022. In questo contesto ovviamente il Valdarno ricopre un ruolo centrale tutti i territori comunali dell'area del Valdarno Aretino, ma anche del Valdarno Fiorentino, si stanno organizzando sia attraverso le amministrazioni comunali, sia anche attraverso privati, come possono essere supermercati, enti, aziende, eccetera, per infrastrutturare il territorio. Enel X in questo senso è a disposizione di tutti coloro, amministrazioni pubbliche o private, che intendono partecipare e implementare questo percorso e firma dei protocolli, come è avvenuto qui nel caso del Comune di San Giovanni Valdarno, con cui si concorda l'installazione di una serie di infrastrutture di ricarica che poi spesso vengono anche mantenute dalla stessa Enel X, e attraverso il portale e l'app dedicata è possibile monitorare tutte le infrastrutture di ricarica, vedere se sono libere, ricaricare, eccetera. Tutti i comuni in questo senso sono coinvolti, ma per esempio anche alcune banche che in questo territorio del Valdarno stanno installando le infrastrutture. L'obiettivo quindi è arrivare nel minor tempo possibile ad avere una rete capillare che consenta di fare un piano di energia in tempi rapidi. Ecco, per quanto riguarda queste colonnine, servirà una card per utilizzarne, un'app, come si utilizzerà? Le infrastrutture, diciamo, possono essere accessibili sia attraverso la card sia attraverso l'app, quindi attraverso lo smartphone. Ovviamente sono interoperabili, nel senso che il possessore del veicolo, l'utilizzatore del veicolo elettrico, può ricaricare indipendentemente dall'operatore con cui ha il contratto di vendita e quindi in questo senso sono infrastrutture smart, intelligenti, che consentono un accesso ampio e aperto. Come funzionano, qual è il funzionamento di queste colonnine tecnicamente? Non c'è molto da dire se non appunto sono quelle installate nel comune di San Giovanni Valdarno, sono delle juice pool da una potenza complessiva di 44 kW che possono erogare per presa 22 kW, quindi possono ricaricare contemporaneamente due auto con presa di tipo 2 o chiamata anche meno.